Seconda giornata all'Opera Fornari di Cerignola della settima edizione della Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo. Mattinata, come di consueto, dedicata alle scuole, con le classi quinte delle scuole primarie, con il laboratorio dedicato a Falcone e Borsellino, paladini della giustizia. Ed in successione per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado per un pugno di libri. La serata si apre con la presentazione del libro I segreti di Bologna di Non ti Rosario do Priore. dignità di tutto Il questo, procuratore, in mentre ti ero collaborazione invece con dato il Valerio mandato di Cuttonelli, fermarmi per ripercorre, questo. anche con Allora, l'ausilio di documenti inediti, la strage il avvenuta alla procuratore, come stazione sta il 2 sostenendo gli agosto del ospiti? 1980. Nel Beh, corso dell'incontro l'editore con ha Mario bisogno Valentino di di Repubblica, ha messo in presentazioni. evidenza come Non quella strage evidenza, sia stata poi. pianificata Cioè, sin sono dal febbraio di sufficientemente quell'anno e solo la preparato. Francia ne era a conoscenza di ciò. Io Sulle penso 19 dell'Italia rivela che i missili di che abbatterono l'aereo quella sera uccidere furono due Borsellino ed erano diretti sbalenzato. contro l'aereo dell'ex dittatore Gheddafi. Poi Ilaria Guidantoni, giornalista e blogger fiorentina, che con la sua lettera a un mare chiuso per una società aperta mette in evidenza la situazione di una storia mediterranea di un paese, la Tunisia, fra economia e una politica nuova e che possa essere foriera di speranze per questa area d'Europa. L'ultima giornata, domenica 25, è caratterizzata da importanti eventi, a partire dal seminario Ca e Libri in Simboli, in collaborazione con il locale Club UNESCO, la presentazione del libro di poesie di Sara Ciappardoni, realizzato dalla Enter Edizioni ed Oltre Babele. I ricavi delle vendite della pubblicazione saranno devoluti per le cure mediche della piccola. Poi la premiazione delle classi partecipanti ai laboratori. In serata, i due appuntamenti più attesi, a chiudere L'amore a due passi di Catena Fiorello e poi a chiudere Riccardo Sinigaglia, Fra musica e parole. Mimmo Siena, speciale news dalla Fiera del Libro di Cerignola, Foggia.